Piazza Sacro Cuore è affollata così è bella da vedere. Il Dog Village di Montesilvano vi ha chiamato per un giorno di festa, più di 30 amici a quattro zampe, e questi hanno accettato di buon grado di portare i loro amici a due zampe. Insieme ci hanno raccontato un sacco di storie. Amico, 5 anni fa lì è stato aggredito da un cane e il suo vero proprietario l'ha rifiutata perché doveva essere amputata la zampina. Io mi sono accollato tutte le spese e quant'altro, e lei è la mia ombra. Era in canile, l'ho preso durante il lockdown per non andare in psicanalisi, ho preso Freud. Brava! Obama! È un cane che praticamente il proprietario dopo diversi anni non poteva più tenerlo, e allora una nostra amica, una famiglia, cioè, ha deciso di prenderlo subito in adozione. Ti accompagnano Chloe? Chloe è la mia migliore amica. L'abbiamo trovata per strada. L'avete trovata dove? Te lo ricordi? Sì, vicino a casa di un amico di mio padre. Che storia ha da dire, da raccontare? Allora, Ernesto è un cane molto molto dolce, è stato trovato proprio dal Dog Village al centro di Montesilvano, che praticamente la padrona ha chiamato facendo finta che il cane non fosse suo, però attraverso il microchip appunto sono riusciti a dire che il cane era suo. Il cagnolino che va sempre dietro i topolini, ogni tanto ci porta qualcuno. Era un randaggio quindi abbandonato. Siamo andati a vedere vari cani abbandonati, lui era il più brutto, il più spennato, il più timido. Si è seduto in mezzo a noi, non abbiamo saputo resistere. Cane di una bontà e di una tranquillità incredibile. Non abbaia, non sale sui letti, non sale sui divani. Sembra, come si dice a Napoli, è nato imparato. La cosa che mi colpisce di lui, essendo un cucciolo molto intelligente, che quando dorme la notte con noi, dorme, si mette sopra la testa, con il muso della fronte e con la zampa, la mattina mi sveglia leccandomi tutto. Una volta mio marito mi ha messo la sveglia, che siamo persone sorde, ci ha svegliato lui dando la zampa in testa. Gino è detto anche Gino la carogna, perché non sopporta nessuno, né umani, né cani, né gatti, nessuno, però è l'amore della mia vita. Senza dimenticare, ci ricorda questa maglietta, che meticolosamente addestrato, l'uomo è il migliore amico del cane. Ah, vorreste sapere chi ha vinto? Non ve lo diciamo, neanche se ci offrite le vostre migliori crocchette. Bau!